pari, visto insomma come si era messo, visto che quel pari mancava dal 22 dicembre. Sì, è un buon pari perché non pareggiamo mai e perciò, e soprattutto quando andiamo sotto, no, non siamo mai, quasi mai riusciti a ribaltare il risultato. Prova positiva soprattutto per questo. Partita difficile contro una squadra molto chiusa, dove il primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare spazi che di solito troviamo, e poi come capita spesso paghiamo tutto quello che capita, perché abbiamo tirato la punizione, ho respinto la barriera, ha tirato una cannonata nell'incrocio, perciò paghiamo tutto quello che capita ultimamente. E magari passerà e ci andrà un po' meglio. Poi dopo il pareggio pensavo di vincere, sinceramente senza presunzione, ho visto la squadra che stava un pochino meglio del Pescara, poi l'espulsione e fine della partita. Nesta sceglie Vido dal primo minuto, Vido lo ripaga con una grande prestazione col gol del pari. Vido lo vedo, ho visto bene ultimamente, lo vedo più sereno e lo dico sempre, dall'inizio anno Vido è un giocatore importante per noi, che ha passato un momento un po' così di calo, però il talento rimane. Oggi ha fatto la partita, una grande partita, sono molto contento per lui e per noi, perché è un giocatore fondamentale per questo Perugia. La sensazione prima di passare a linea allo studio è che questa squadra soffra soprattutto sugli esterni bassi. Ma no, no, noi oggi abbiamo fatto sì, cioè, sono bucato un paio di volte, perché comunque il modulo anche del Pescara, che attacca spesso sulle fasce, è quello, fa rotazioni, prova a portarti il terzino dentro e attacca lo spazio. Però alla fine dai, non hanno fatto moltissimo, poi magari rivedo la partita, hanno 8 palle gol, perché finita non ci sto bene. Però credo che, non ho visto queste palle gol, abbiamo fatto la partita per me giusta e potevamo vincerla. No, non per le occasioni, tanto che a fine partita 2 tiri nello specchio del Pescara, 4 da parte del Perugia. Bene, allora, ho visto bene. A te Luca. Ora c'è una domanda dallo studio per il tecnico della formazione perugina, Andrea, poi andremo ad ascoltare la sua risposta. Sì, loro avevano chiuso molto in mezzo e facciamo fatica a girare palla veloce. Dopo il secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo palleggiato a 3 difensori, 2 play, abbiamo alzato Mazzocchi da un lato, abbiamo aperto Falzerano a destra, 2-3 quarti e una punta, abbiamo trovato più l'ampiezza, abbiamo fatto più qualcosina in più. Perfetto, grazie.